Salve a tutti, signore e signori, bentornati in un altro episodio di Amnesia The Dark Descents. L'ultima volta ci siamo cagati in mano fortissimo. Io mi sono cagato in mano fortissimo, penso che voi vi siete divertiti come merde a vedermi lanciare pezzi di cristiano per evitare un mostro invisibile acquatico. E però non eravamo usciti dall'acqua, cioè dove avevamo finito era... eravamo usciti dal posto dove c'era il mostro, ma c'era ancora acqua, quindi io ho paura che ci sia ancora il mostro dell'acqua. E non sono proprio felice di questa cosa che sono venuto a sapere. Quindi io adesso mi metto quest'altra cuffia e da adesso gioco. Però dai, qua almeno è illuminato, più o meno. Non vedo niente con questa luce che ho davanti. Infatti devo spostarlo un attimino. Che cazzo è? Ah! Come sono morto? Blocca il cammino, corri! Io non ho capito cosa mi ha ucciso. Stavo spostando il faretto? Vabbè. Io non capisco. Madonna! Probabilmente c'era un altro. Che cazzo? Non c'è tempo di esplorare, non c'è tempo di fare niente. Dai! Che cazzo? Mi sto cagando fortissimo! Sarà sul retro. È finita? È finita! È finita, è finita, è finita. Dov'è finita l'acqua però? Vabbè. C'è un sacco di illuminazione. Il posto è molto bello, molto rilassante, anche la musica mi piace. Da lì il vento ha aperto una porta, quindi probabilmente dobbiamo andare là. Ma io voglio prima esplorare un pochino per vedere se riesco a trovare cose, perché nel frattempo io c'ho tipo l'ago per scassinare le porte, c'ho pochissimo olio. Devo trovare cose. Dentro questo scrigno sicuramente ci sarà un pochino di olio e due acciarini. Questa sala mi piace un sacco. Questa fontana un po' meno. Posso toccare l'acqua? Non so se questa è tutta una persona o è una scelta stilistica. Metto un po' di ansia. Però con tutto l'ambiente è bello, dai. Ok, qua si apre. E mi fa andare qua al magazzino. Stanza degli ospiti. Studio. Oppure la porta aperta. Che apre un altro ricordo. You have an ascending room. Would it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Questa cosa mi fa andare giù, io non so... No, non me la sento. Non me la sento per niente di andare giù io adesso. Sala macchine. Non lo so, non lo so. Non voglio andare giù adesso. Non voglio andare giù adesso. Quindi penso che farò prima, andrò a vedere, penso, lo studio. Prima lo studio, che era questo qua. Ok, anche qua c'è luce. Qua no, però la facciamo. E qua... Dai! Non si apre più. Perché non si apre più?
Ecco qua. E schiacciarino. La luce c'è, dai. Non è la luce che ci manca adesso. Anche l'atmosfera di tranquillità. Stavo per dire, anche l'atmosfera di tranquillità c'è. Cavità del cranio umano. What? Che cazzo studiava questa persona? No. No. It's definitely there. Ma perché? Adesso mi demonetizzano il video perché c'è questo, immagine di animali morti. Family friendly! Così lo metto nei tag come insegna Senpai. Ecco perché c'è il rumore dei cani che piangono. Suppongo. Che è sta roba? Ah, è una mela. Va bene, dai. Leggete, leggete, leggete. Bravi. Va bene. Porca troia! Fanculo! Aspetta, una nota. Trova un'altra sala intorno alle macerie dello studio. Va bene. È stato interessante, dai, venire allo studio. Eh no. Olio! Perché sento che è una trappola? Preso. I panelli della finestra si sono tenuti insieme da una debole struttura di legno. Anche qua dice la stessa cosa. Scusa, debole struttura di legno. Ah, so come fare. Forse. Questi cani che piangono. Vabbè. Oh, è scacciarino. Madonna. Oh, platforming, va bene. Oh, oh! Pure. Ma che cazzo è? No, lo schifo sugli alberi. E da qua si rientra dentro. Posso farmi vedere come sto messo a sanità mentale? Chiarissimo, perfetto. Metto altro olio. Qua dentro c'è qualcosa. Ok, ho fatto così tanto per te, ma non c'è un altro cambio. Agrippa? Io ho avuto fiducia in te, era quello. Non capisco. Ah, penso che sia per far funzionare l'ascensore, però non capisco questa cosa. Non so, non so. Oggetti di rinnovo dell'ascensore. Qua ci sono cose relative all'ascensore, quindi probabilmente per entrare nell'ascensore saremmo dovuti venire qua. Vabbè. Abbiamo scoperto delle cose, dai. Questo che è? Sbarra circolare. Se l'ascensore si... Questo mi serve. Se l'ascensore si guasta di nuovo, assicura di utilizzare la macchina a vapore per aumentare la pressione prima di incanalare la macchina. Regolare la leve per ottenere il giusto quantità di pressione. I contatori dovrebbero leggere 8 sopra e 8 sotto. Ricordatevi in futuro, 8 sopra e 8 sotto. Assicurarsi che il flusso sia impostato secondo la seguente tabella. Funzioni impostazione sbarra triangolare. Sbarra di ampiezza e 4 fasi. Ciclo flusso vapore completo notare che la macchina è adatta. Fino a quando si vede tutte le sbarre. Quindi dovrò trovare le sbarre. Bene, dai. Ma qua c'è una botte di olio!
Adesso devo fare il platforming al contrario. Ma io non ho capito questo oggetto. Vabbè. Eh no. Eh no. Eh no. Scenic, gotta go fast. Gotta go fast. Vabbè, andiamo all'altra porta. Evidentemente l'altra leva sarà di qua. Vediamo. Mamma mia, sto malissimo con la voce, ragazzi. È incredibile. Ok. This si rompe. Questo è un serpente. Madonna! Second of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Bello è che mi fanno vedere queste cose, io le sto facendo vedere come se mi dovesse interessare qualcosa, capito? Bello! Di questo mi interessa. Dell'Audano mi interessa. E anche dell'olio! Sono stronzo, ragazzi, mi dispiace. La porta è inceppata a causa di una serratura rotta. Ma io dovrei avere questo. Non funziona, va bene. Crowbar. Però prendo prima schiacciarino. Chiudo le cose perché mi danno fastidio. Ecco qua. Palanchino? Perché piede di porco era troppo brutto. Posso toccare il letto? Daniel, still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Boh. Questi sono ricordi. E lo capisco. C'hai ragione. Io ho il crowbar però. Il palanchino. E come... Ah, lo devo muovere. Va bene. Note. Una chiave importante è nascosta nella stanza degli ospiti. Io penso di no, visto che è stata la prima cosa che ho toccato una volta entrato nella stanza. Ma non è una chiave. Ah, ecco, adesso è una chiave. Che cazzata. Dai, è il primo posto dove si va a guardare dietro i quadri, su. Io adesso metterò soqquadro la casa per 4th of July, questo. 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table.
Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Almeno questo era corto. Dai, su. Cazzo! Non so cosa sia, ma mi sto cagando! Che cazzo era? Meno male che mi ha avvisato. Che cazzo? È un pezzo di cristiano. No. Suppongo. Non vedo né capezzoli né niente. Questo suppongo sia la schiena. Questo è il davanti. I poligoni dicono il contrario, ma vabbè. Vuol dire che c'era un altro cristiano con noi? Che quindi è stato ucciso da quella cosa strana? Va bene, signori. Io direi che adesso possiamo fermarci con quest'ultima scoperta di questo mostro. Più o meno. Suppongo sia un mostro. Faccio finta di non sapere cos'è, nonostante sappia cos'è. Don't forget your bag, Daniel. I won't have it. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Ma questi scavi per terra prima non c'erano. Soprattutto questi scavi dove portano? Da nessuna, assolutamente nessuna parte. Assolutamente da nessuna parte, quindi... Boh... Vabbè, signore e signori, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, di modo da dimostrarvi che vi piace il contenuto che vi sto portando di Amnesia. Come sempre, signore e signori, io sono XUX e con questa fontana strana, questi canali che prima non c'erano, vi saluto e vi dico, signore e signori, ci vediamo alla prossima.